Prego. Chiunque mi manchi di rispetto deve essere punito. Vengerà di pietà di me, non oserò mai più disobbedirti. Garrox, porta questo miserabile gnomo nella prigione dell'agonia. No, ti prego, no. Non contare più su di me, Venger. Sono stufo di imprigionare gente innocente per i tuoi capricci. Non stai dimenticando qualcosa, Garrox? Ah! Ma questa è la mia patria. Esatto, Garrox. E a meno che tu non voglia che finisca così, dovrai soddisfare ogni mio desiderio. Ti supplico di perdonarmi, piccolo uomo, ma non ho altra scelta. Accidenti, ve lo siete ricordato. Oh, ti ringrazio tantissimo, Umi. E questo invece è da parte mia. Aprilo subito, Bob. Ah! E questi che cosa sono? Non ne ho la minima idea. Saltellavano nel bosco. Ah! Sono carini. Dai, Umi, dammi una mano. Andiamo a prenderli. Grazie, ragazzi. Era davvero parecchio che non vedevo Bobby così contento. Avete visto che il mio scherzo ha funzionato? Bobby era terrorizzato quando lo abbiamo svegliato. Sono i lucertoloni di Venger! Forza, ragazzi! Dobbiamo dargli una lezione! Il mio magico cappello! Fatti che non bel bello! Caspita! Ditelo con i fiori! Abbassati, Sheila! Buon compleanno, amico! Siamo circondati! Mi sa che stavolta ce la vedremo brutta, ragazzi! È la prima volta che un regalo di compleanno mi scappa prima di poterci giocare. Sheila! Hank! Non doveva esserci una festa! Ho paura che la festa non si farà. Buongiorno, Gran Maestro! Dove sono finiti gli altri? I tuoi amici sono stati fatti prigionieri. Venger li ha fatti rinchiudere nella prigione dell'agonia, da cui mai nessuno è riuscito a fuggire. Questo vuol dire che sono rimasto da solo. Giovane barbaro, ti resta ancora da aprire il mio regalo. Bellissimo! Cos'è? Tienilo sempre con te, ragazzo. Ma cos'è? Questo amuleto servirà a proteggerti da Venger. Ma ricorda, il suo potere sta nel dare, non nel trattenere. E quando più ti servirà protezione, allora dovrai riuscire a separartene. Troverai la prigione dei tuoi compagni oltre quelle montagne. È lontanissimo. E come farò a liberarli? Ehi, Gran Maestro, aiutami! Sembra che ce la dovremmo sbrigare da soli, Umi. I giovani umani, signore, e le loro armi fatate. Lasciaci andare immediatamente. Ti sei già preso le nostre armi. Che altro vuoi da noi? Voglio anche il piccolo barbaro. Poi mi sbarazzerò di voi una volta per tutte. Le tue segrete non ci fanno paura, Venger. Riusciremo a scappare. Senza le armi non potrete fuggire. Marcirete lì. Portateli via. Muoviti! Non ha certo l'aria di un villaggio vacanze. Almeno non soffriremo il freddo. Altri prigionieri.
maestro non c'è mai quando servirebbe. Qui non c'è gran maestro che tenga. Ci vorrebbero i Marines. D'accordo, d'accordo, andiamo. Ehi, giù le mani tu, stammi lontano almeno un chilometro. Che cosa ne sarà di noi? E cosa ne sarà del povero Bobby triste e abbandonato? Brutta storia. Dobbiamo aver sbagliato qualcosa. Non c'è nessuna prigione qui intorno. C'è, ma non si vede, amico mio. Gran maestro! Là dove i fuochi più ardenti vedrai, quello che cerchi tu troverai. Ma gran maestro! Tu hai capito che cosa voleva dire? Aspetta un momento! Il vulcano più grande! È lì che i fuochi sono più ardenti! E lì dobbiamo andare! Ancora un paio d'ore in questo posto e sarò completamente fuso. Tanto il tuo cervello era già fuso da un pezzo. Ragazzi, guardate! C'è Dungeon Master! Lo sapevamo che non ci avresti mai abbandonato. Mi scusi tanto, signore, l'avevo scambiata per un'altra persona. Devi essere mio pranzo! Coraggio, Uni, prendiamogli la zattera. Hai visto, Uni? È stato un gioco da ragazzi. Voi dovete essere quelli che combattono Avenger. Io non c'entro per niente, è stato lui. E io? Io sono Forte Cuore. Sono molto onorato di conoscervi. Io e i miei amici effettivamente combattiamo Avenger. O almeno vorremmo farlo se riuscissimo a uscire da questo posto infernale. Ma senza le nostre armi magiche non credo che ce la faremo. Non dovete scoraggiarvi. È molto tempo che lavoro per fuggire da questa prigione maledetta. Oggi finalmente ho aperto questo passaggio. Che cosa aspettiamo allora? Fuori! Guarda! Liberate subito il Gran Guardiano! Dobbiamo tornare indietro. Siamo qua noi. Coraggio. Per un pelo. Se non altro, Bobby è ancora libero. Spero. Il giovane guerriero barbaro è venuto a liberare i suoi amici. Molto bene, catturatelo e portatemi la sua clava magica. Siamo quasi arrivati in cima, Uni, teniamoci pronti. Barbaro! Gran maestro! Dove sarà stavolta? Sotto i tuoi occhi, in un certo senso.
Non dimenticare, questo amuleto ti proteggerà da Avenger. Gran maestro, aspetta! Dammi quella clava, giovane terrestre! D'accordo, se ci tieni, eccoti servito! Hai dimenticato di aprire il paracadute, amico! In marcia, Oni! Quella deve essere la prigione! Sheila e i ragazzi sono chiusi lì dentro! Adesso il mio problema è come riuscire a entrarci, ma ce la farò! Non è detto! Vanger! Insegnami quell'arma, ragazzo, e sarò magnanimo con te e con i tuoi amici. Vieni a prenderla se ci riesci. Ti farò Vieni. Ripetere l'invito, stupido ragazzino. Funziona davvero. E adesso libera i miei amici, Venger. Terrox, prendigli quella clava. Questo no, Venger. È soltanto un ragazzino. Non posso combattere anche contro i bambini adesso. Lo farai, invece. Altrimenti io distruggerò il tuo paese. Resta indietro! Non ti avvicinare! Ti ho detto! No! Lasciami! Lasciami! Mettimi giù! Ottima pensata, Un! Basta adesso! Andiamocene! Corri, corri, Uni! Non avvicinarti, Carrox! Aiuto, ti prego, aiutami! Non possiamo lasciarlo cadere nella lava, Uni! Aggrappati! Io non vorrei farti del male, ragazzo, ma Venger distruggerà la mia terra natia se non farò quello che vuole lui. Amo troppo la mia patria per causarne la rovina. Sì, ti capisco, amico. Terrox, la clava! Mi è venuta un'idea, ragazzo. Fa quello che ti dico di fare. D'accordo. Il ragazzo è nelle mie mani, ma la clava è caduta nel cratere del vulcano, purtroppo. Stupido! Rinchiudilo insieme agli altri. Almeno non avrò mai più seccatore da parte di questa banda di piccole peste. Bobby! Ehi, non facciamo tragedie, va tutto bene, sorella. Abbasserò il ponte levatoio a mezzanotte precisa. Siate puntuali. Un momento, Carrox, è meglio se lo tieni tu. Questo ti proteggerà da Avenger. Tu devi avere qualche rotellina fuori posto. Perché gli hai dato quell'aggeggio? Perché me l'ha detto Dungeon Master. Quando ti servirà di più, quello è il momento di darlo via. Come sempre, sembra l'oracolo della Sibilla. Ma pensaci un attimo, Eric. Se Carrox non ce la fa, anche noi non abbiamo speranze. Anche se riuscissimo a scappare, Venger non ci metterà molto a ritrovarci. E siamo senza le armi. Anch'io una volta avevo un'arma dai magici poteri. Un martello d'oro massiccio. Ma da quando Venger me l'ha rubato, è in una segreta del suo castello. Forse anche le nostre armi sono laggiù. I prigionieri stanno cercando di fuggire! Sollevate il ponte levatoio! Sbrighiamoci! Questa qui la segreta? Sì, è questa. La serratura sembra molto robusta. Non riusciremo mai a scassinarla. Non c'è bisogno di scassinare, basta sfondare! Ma le nostre armi non ci sono qui dentro.
Ora siamo in due a essere armati. Voglio darvi un'occasione. Combatterete per la vostra libertà. Prendeteli! Troppo facile prendersela con le femmine! Come fa a usare così bene quel cappello? Non riusciremo mai a battere le nostre stesse armi. Catturatemi il più giovane. Voglio la sua clava. No, dobbiamo fare qualcosa. Bobby non può farcela da solo contro tutti. Garro, prendi il ragazzino. Questa volta non obbedirò, Venger. Rimpiangerai la tua insubordinazione. Non ne sarei così sicuro se fossi in te. Adesso vedremo che cosa sapete fare. Attento! Non so cosa darei per riavere il mio martello. Aspetti, presto, tira fuori qualcosa! E sbrigati! Abracadabracus! Hocus pocus! Accidenti, che ci provo a fare? Tanto non funziona mai! Pulisciti gli occhiali, il mostro sta là! Ottima tecnica! Dagli anche il colpo di grazia adesso! Aiutatemi invece di starli a guardare! Il vostro trionfo non durerà a lungo. Non potrete fare nulla per contrastare la forza del vulcano. Non so perché, ma mi viene il dubbio che stavolta abbia ragione. Come osi? Non sono più in tuo potere, Venger. L'amuleto del ragazzo mi protegge dai tuoi incantesimi. Questo è ancora tutto da dimostrare, Kerrox. Sbrighiamoci! Fuori di qui! Via! Tu sarai dannato per sempre e la tua terra verrà distrutta! Oh! 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 È scomparso! Non fa niente, Bobby. Adesso dobbiamo pensare a salvare i prigionieri dall'eruzione. Correte più non posso! Correte! Mi sta per scoppiare tutto! Andiamocene! Tornerò e vi farò pagare amaramente questo affronto. Finalmente la triste prigione dell'agonia ha cessato di esistere. Sì, è vero. Però adesso Venger distruggerà la mia adorata patria. Non sotterrai l'amuleto, Kerrox. Ti proteggerà da Venger. Così potrai difendere la tua gente. Grazie, piccoletto. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me. Mai fare regali nel giorno del tuo compleanno. È una pessima politica, Bobby. Quando è così, cavaliere, forse vorrai restituire a Bobby il regalo che ti ha appena fatto. La tua libertà. Ecco, veramente io, insomma, qualche volta va bene. È da decidersi caso per caso, direi. Oh, dai, lasciatemi in pace.